Buonasera, buonasera a voi. Allora, questa mia decisione di prendere sempre più distanza non oserei dire dalla politica, perché assolutamente, anzi il contrario, voglio ancor più impegnarmi, ma di prendere un certo distacco dai partiti che attualmente siedono in Parlamento, quelli di sinistra per forza da sempre. Perché mi divide da loro la visione del mondo in generale, mentre rispetto ai partiti del centrodestra ho deciso questo perché non mi sento più rappresentato da questi partiti. È evidente che tanti miei amici mi hanno chiamato, hanno commentato e tra l'altro questo già da molto tempo, non c'entro nulla io. E si è aperto un dibattito anche sui social per quanto riguarda l'operato dei partiti del centrodestra. Siamo partiti, no, dallo scontro, confronto tra coloro che pensavano che Matteo Salvini avesse fatto bene ad entrare nel governo e chi invece pensava che avesse fatto male. Ora, io sono stato tra quelli che riteneva che Salvini avesse fatto bene. Però ho sempre detto una cosa, e a mio favore chiaramente parlano un po' i video, no? Perché chiunque può andare a controllare se quello che io asserisco corrisponde a verità oppure no. Io avevo sempre detto una cosa: va benissimo che Matteo Salvini sia entrato a far parte del governo, uno perché questo, ed è stato evidente da subito, ha completamente spiazzato i partiti della sinistra, che pensavano semplicemente di aver sostituito Conte con Draghi, ma po di poter continuare tranquillamente a fare la loro politica. Ora però è evidente che la mia idea era quella che l'atteggiamento della Lega non fosse quello di un partito della maggioranza come avveniva una volta in tempi cosiddetti, tra virgolette, normali. Noi in questo momento, e credo che, e mi auspicavo che fosse chiaro a tutti, non siamo in un periodo normale, noi siamo in una vera e propria guerra ormai, lo abbiamo detto più volte, e quindi evidentemente quello che valeva qualche anno fa non deve più valere adesso. Cosa voglio dire con questo discorso? Io mi aspettavo che su certe cose Matteo Salvini intervenisse in maniera più critica, sfruttasse altre situazioni, come ad esempio, giusto per fare un esempio, quando si è votato sull'abolire il coprifuoco. Sarebbe bastato che Matteo Salvini e Forza Italia votassero insieme a Fratelli d'Italia e ad altri piccoli partiti e ad altri parlamentari che avevano deciso di votare a favore dell'abolizione. E che poi hanno votato a favore dell'abolizione del coprifuoco e numeri alla mano sarebbe passato e non saremo più di fronte al coprifuoco. Ma ci sono state tante altre situazioni dove magari è vero che, come ad esempio, per quanto riguarda il ministro Speranza, non sarebbe caduto, ma perlomeno sarebbe stato un segnale chiaro. Perché vedete, non è come dice Letta che si scandalizza quando dice: ma io non capisco, la Lega si comporta come un partito che è all'opposizione. Ma io oserei dire che questo in minima parte lo sta facendo la Lega, ma io mi sarei aspettato un atteggiamento molto molto diverso. Ma a parte questo, stasera volevo parlare anche di un altro aspetto. Ora, i miei amici del centrodestra ritengono che si tratta di avere ancora un po' di pazienza, probabilmente un anno poco più, che venga eletto il nuovo Presidente della Repubblica e poi si andrà alle votazioni e sondaggi alla mano, in questo momento il centrodestra vincerebbe e tornerebbe a governare. E tutti quanti sono convinti che finalmente le cose potrebbero cambiare nel nostro paese perché il centrodestra potrebbe attuare le sue politiche, le sue strategie. Ma io mi chiedo una cosa, ma a certe persone la storia non insegna proprio nulla? E non sto parlando della storia, di secoli e secoli fa,
ma sto parlando della storia degli ultimi 20 anni di questo paese. Cioè, ma vi ricordate le difficoltà che ha avuto sin dall'inizio Silvio Berlusconi? Vi ricordate anche di recente la battaglia dei giudici contro Salvini? Cioè, voi pensate veramente che il centrodestra, se dovesse andare al governo, riuscirebbe a governare in questo paese? Ma quando mai? Ma siete degli illusi! Innanzitutto, come ho avuto più volte modo di sottolineare, nei cassetti della Procura di Milano, dei giudici di Milano, c'è il fascicolo Russia Gate che coinvolge la Lega. Vi ricordate il famoso incontro di Savioni con emissari russi, l'affare dell'ENI e così via. Ma ci sono tantissime altre questioni che potrebbero coinvolgere ancora la Lega e Matteo Salvini. E per non parlare degli stessi Fratelli d'Italia, sono già partite qualche mese fa le prove d'attacco alla Meloni da parte del giornale La Repubblica. E quindi cosa voglio dire con questo? Che sarebbe impossibile al centrodestra governare, perché tutti i giorni la sinistra manderebbe all'assalto la sua armata fatta di giudici, fatta di giornalisti, fatta di influencer e così via. Questo è il vero problema e quindi l'unica speranza per il centrodestra che ci sia un grande movimento popolare che riesca a contrastare questo sistema, magari sì, talvolta appoggiando anche alcune politiche del centrodestra. Niente meno di come hanno fatto ad esempio le sardine, quando hanno appoggiato, questo è stato un test piccolo, ma si potrebbe fare a larga scala, quando hanno appoggiato in Emilia-Romagna il candidato della sinistra, contribuendo chiaramente a farlo eleggere. Quindi c'è, cioè, in conclusione, un'illusione da parte dei miei amici del centrodestra pensare che se il centrodestra dovesse tornare a governare sarebbero risolti i problemi del paese nella maniera più assoluta. No, perché non riuscirebbero a governare, perché non sarebbe permesso loro di governare. L'unica via d'uscita è il popolo, è un movimento popolare, anche sulla falsariga di quello che sembrava essere inizialmente il Movimento 5 Stelle, che poi non è stato, perché probabilmente dall'inizio non c'era realmente quest'idea di essere dalla parte del popolo. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.